Pulcra a tutti i sudditi, siamo finalmente arrivati nel video che vi avevo promesso, ossia il video in cui vi mostro ciò che ho ricevuto per il compleanno e quindi ciò che recensirò nei prossimi mesi. Ovviamente, come per il video di Natale, questa non sarà una recensione, ma semplicemente vi mostrerò ciò che ho ricevuto per il mio compleanno. Ci sono altri modellini che comunque vi devo mostrare, anche se non li ho ricevuti per il compleanno. Prima di cominciare vi ricordo che devo ancora recensire il Tilacos Milus della Ibucop. Non vi preoccupate, per lui sto già scrivendo il video. Non appena avrò tempo cercherò di registrarlo. Il primo modellino che ho ricevuto per il compleanno è il Tursiope della Collecta del 2006. A dire la verità, questo modellino secondo me è carino, però a confronto agli altri cetacei della Collecta è veramente di qualità inferiore. Infatti questo modellino sfortunatamente ha molti difetti. Mi sa anche che probabilmente Collecta tra un po' farà anche un nuovo Tursiope, potrebbe essere per sostituire questo modello. Sebbene questo modellino sia un po' vecchio, ritengo che il Tursiope sia un animale abbastanza interessante. Sì, sicuro tutti conoscete il delfino, infatti è un animale sicuramente molto iconico, però ne voglio comunque portare un video. Poi il prossimo modellino si tratta dell'Edafosauro Collecta. Mi piace veramente tantissimo questo animale. Il modellino mi è stato consigliato da Ryan King of Brute Wyverns, che saluto ovviamente. A dire la verità, era da un po' che volevo prendere questo modellino, però non l'ho mai preso. Però ora che me l'ha consigliato Ryan, ho voluto prenderlo. L'Edafosauro è sicuramente un sinapside molto interessante e non avevo ancora parlato degli antichi sinapsidi, e ora appunto avrò la possibilità di farlo con il mio sinapside preferito, perché l'Edafosauro è sicuramente il mio sinapside antico preferito. Dopodiché il prossimo modellino è il Malawisauro della Safari. È un modellino veramente molto bello, è uno dei più famosi della Safari. Sebbene il Malawisauro non sia così iconico, il modellino della Safari è veramente bellissimo ed è anche uno dei più famosi. E appunto mi piaceva parlarne qui sul canale, perché comunque per questo modellino la Safari ha fatto veramente un bel lavoro. Il dettaglio è veramente incredibile, ma ne parleremo appunto durante il suo video. Infine, come ultimo modellino, abbiamo lui. Guardate che spettacolo. Si tratta del cucciolo di tirannosauro della Pienso. È veramente un modellino stupendo e non pensavo che mai avrei preso un modellino del genere. Me l'ha regalato Black Matt assieme ad altri amici e sono veramente contento di avere questo modellino, anche perché è veramente fantastico. Ne parlerò per bene in un video e parlerò anche per bene dei cuccioli di tirannosauro. Però a dire la verità ci sono altri modellini di cui porterò un video tra poco, che non sono per il compleanno, però comunque vi voglio mostrare. Innanzitutto abbiamo il Mako della Collecta, che sebbene questo modellino ce l'ho da veramente tantissimo tempo, Ryan King of Brute Wyverns l'ha notato e appunto mi ha chiesto se ci potessi fare un video. Allora appunto sinceramente mi andava di fare un video sul Mako, quindi uscirà anche il video sul Mako, però sicuramente dopo gli altri modellini. E poi l'altro modellino si tratta del mitico Andriusarchus Collecta. L'Andriusarchus, ragazzi, è un animale interessantissimo, vale assolutamente la pena di farci un video. Dopo questi animali del compleanno ho intenzione di fare un video anche sul Mako e sull'Andriusarchus. Poi ovviamente, ragazzi, ci sarà anche il modellino Pienso che vi prometto da ormai non so quanto tempo. Ve lo devo assolutamente fare quel video, vi prometto che lo farò tra poco. Ora vi spiego per bene
come saranno strutturati i video. Allora ragazzi, i video saranno programmati in questo modo. Prima farò un video sull'edafosauro, perché Ryan me l'ha chiesto. E appunto, sebbene io penso che tra tutti questi animali lui sia il più interessante, ho deciso di portarlo per primo, appunto perché Ryan me l'aveva chiesto, e quindi farò un video per prima a lui. Poi il modellino segreto della PNSO, che è da un po' che vi devo svelare. Poi ci sarà il tursiope della collecta, poi ci sarà il video sul malawisauro, poi quello sul T-Rex e poi ci sarà quello sul Mako e sull'Andrius Arcus. Ovviamente ragazzi, prima ci sarà il video sul Tilacus Milus, perché ancora lo devo fare. Una volta appunto fatto questo video sul Tilacus Milus, cominceremo a fare questi video che vi ho appena promesso. Vabbè ragazzi, detto questo, io vi ho detto appunto tutto quanto. Cercherò di far uscire al più presto possibile tutti i video. Ricordatevi che anche voi potete consigliarmi dei modellini, basta che me lo scriviate nei commenti e io cercherò di portarli non appena posso. Detto questo, il video è finito, andate in pace.